soglie della morte per farci consapevoli del mistero dei tuoi disegni. Ci rendiamo conto che non possiamo sempre comprendere la necessità di strappare un marito amoroso dalle braccia di una moglie che lo adora, o un padre devoto dal suo unico figlio. Eppure, non ci attacchiamo alle anime dei nostri cari estinti, ma stringiamo piuttosto al seno i nostri più teneri ricordi. Oh Signore, ti imploriamo che ci conceda la saggezza di accettare la tua volontà e la forza di permettere alle anime dei nostri cari di volare in pace al tuo regno glorioso. E inoltre ti imploriamo che tu accompagni la madre e il figlio nei momenti difficili che li attendono. Fa che si diano l'un l'altra sostegno e forza per seguire il sentiero che hai tracciato per loro e proteggerli da ogni male del mondo che circonda noi tutti. Onoriamo il Signore Padre nostro e sottomettiamoci alla sua volontà. Amen. Amen. Confortati, grazie. Pregherò per te. Joy, pregherò per te. Laura, pregherò per te e per lui. Mi dispiace, tesoro. Coraggio, piccolo mio. Non ti ricordi di noi, vero? Grazie. Sia Brad e sia Margaret. Mi dispiace. Sei l'uomo di casa. Papà, non so proprio che fare. Mi hai detto che mi sarebbe passato, ma sto male. Provo davvero a pensare a quello che mi hai detto. Te lo giuro. Mi dico sempre che devo credere che tu sei ancora qui con me, ma mi fa solo sentire più triste. Papà, mi manchi tanto, sai? Prego, fermati.
sognando. Dicono che devo imparare a vivere senza di te, ma io sapevo che saresti tornato. Sei stato proprio forte. Tutti i giocattoli sembravano impazziti e Charlie faceva un sacco di suoni strani. Mi ha fatto un po' paura al principio, ma poi ho capito che eri tu. Sì, lei sta bene. Manchi pure a lei, sai? Beh, senti, ti ho detto le cose più importanti. Già Margaret se n'è andata oggi. Meno male, era così pesante. Io torno a scuola domani mattina. Che strazio. Ma forse giocherò nella squadra di basket. Papà, non mi lasciare più. Prometti? Mi sei mancato tanto. Non mi lascerai mai più, vero? Mai più, ok? Promesso? Ok. D'accordo. Anch'io ti voglio bene, papà. Ieri abbiamo parlato del gatto e abbiamo visto che non depone le uova. Oggi esamineremo il normale uovo di gallina e risponderemo alla celebre domanda: hai visto quale che ha fatto prima?
L'uovo o la gallina? Allora, parliamo dell'uovo. Bernie, noi Bernie, tutti pensiamo che l'uovo che sia faccia. Una cosa molto fragile, ma la verità è che è molto duro. Non può essere rotto schiacciandolo nel senso della lunghezza. Bobby, hai già mangiato. Avanti, fammelo vedere. Se credete di essere spiritosi, vi sbagliate di grosso. E se fosse morto tuo padre? Ma suo padre non è morto. Gli parla tutti i giorni al telefono. Non c'è niente da ridere. No, davvero, ce l'ha detto. Adesso statemi a sentire tutti, state attenti. Joey voleva bene a suo padre. Sono certo che pensa sempre a lui. E forse non vuole credere che non lo rivedrà mai più. Ecco perché siete stupidi e cattivi a prenderlo in giro in questo modo. Joey, dov'è il tuo uovo? Te l'ha preso qualcuno? William? L'hai preso tu? Io? Non l'ho preso io. Bernie? Io no. Bobby? Io non l'ho preso. Sam? Io no. Esigo una risposta. Chi ha preso l'uovo di Joey? Sto aspettando. Va bene. Se è questo che volete, resterete tutti in classe dopo l'orario. Oh no! Oh, no! Silenzio, una buona volta! Hai visto che faccia ha fatto? Credevo di scoppiare. Sei proprio una forza, un impasto, andiamo a giocare. Mi stracceremo! Scherzo crudele. Tutti i suoi compagni ce l'hanno con lui. Ma ho provato a parlare con Joey, ma senza risultato. Non riesco a capire. Credevo che avesse accettato la realtà, per questo l'ho rimandato a scuola. Gli manca suo padre, è questo il problema. Sì, lo so. Ah, un'altra cosa. Gli altri lo prendono in giro perché afferma di parlare con suo padre al telefono. È questo che dicono. È quello che dice Joey. A scuola oggi? Bene. Ho saputo che gli altri bambini ti hanno fatto dei dispetti. Sono un branco di idioti. So che giochi a parlare con papà al telefono. Ti ho sentito ieri sera. Non è un gioco. Joey, lo so che ti manca tanto. Manca anche a me. Ma è meglio che non ne parli con i compagni di scuola, hai capito? Non dimenticate il concerto di sabato. Con la vostra fiamma ieri sera non siete stati soli, tutti i telefoni sono saltati per un imprevedibile quanto inspiegabile guasto ha paralizzato l'intera rete telefonica di Virginia Beach ieri sera fra le 8:30 e le 9. Le autorità competenti non sono ancora riuscite a trovare la causa di questo strano fenomeno. Il tempo di domani, parzialmente nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio la nuvolosità Joey sarà in aumento con possibilità di precipitazioni sparse. Charlie, torna subito qui. Scooter, ma dove andate? Sapete che non possiamo venire quassù. Scooter, Charlie è entrato lì dentro. Svegli.
Che cos'è? Joy? Charlie, sta zitto. Meglio stare qui che in quella casa abbandonata, non è vero? Sono gelato, sarai contento? Che schifo. Dai, scherzavo, le ho riscaldate. Ehi, perché hai spento la TV? Niente TV, mangia le uova e poi subito a letto. Bevi il latte. Rifallo un po'. Cosa? Quello che hai appena fatto. Dammi il bicchiere. Adesso rifallo. Ma è favoloso. È un trucco eccezionale. Chi te l'ha insegnato? Non è un trucco. No, ma certo che è un trucco. Non mi dire bugie. Su, rifallo. Coraggio, Joy. No, dai, non mi per va favore, più. Tesoro, voglio capire come fai. C'è un filo sotto al tavolo, esatto. Rifanno. Fammi vedere il trucco. Allora non era un trucco? No. Come fai a farlo? Esprimo un desiderio. Esprimi un desiderio? Sì, mi aiuta papà. Non deve avere paura. Non devo. Vado io. Ti prendi. Vieni lì, scooter. E va bene, resta. Eccomi, arrivo. Sbagli. Sei un bugiardo. Guarda,
Ehi, ma che succede? Jonathan Fletcher era un famoso ventriloquo che raggiunse la fama negli anni 20. Il suo numero era spesso un vero e proprio numero di magia. Ma la sua carriera fu bruscamente arrestata dalla tragica morte del suo unico figlio. Negli anni 30 si ripresentò. Insomma, che cosa succede? E tu che cosa vuoi? Un numero che chiamava Fletcher e Fletcher. Il nuovo pupazzo sembrava vivo e terrorizzava più che divertire gli spettatori. Ci fu perfino chi disse che era l'incarnazione del demonio. È con lui che hai parlato al telefono, non con tuo padre. Ma lui che cosa vuole da me? Rispondimi. Fletcher vuole controllarti come controllava me. Sei un bugiardo, io non ti credo. Hai capito? Non vuoi darmi retta? Guarda allora. Mamma! Non toccare mia madre, lasciala stare. Ti ho detto che non la devi toccare, hai capito? Che ti prende? Joy ti ha chiuso fuori? Ma che cosa vuoi fare? Farmi prendere un colpo? Ehi, che ti prende adesso? Perché te ne stai al buio? Premi tutto. Non devi aver paura di niente, tesoro. Io non ho paura. No, certo che no. Stavi parlando al telefono. Joy, c'è qualcosa che non va. Perché il telefono era in corridoio? Non me lo vuoi dire? Non posso. Non puoi. Va tutto bene. Va tutto bene, tesoro. La probabile fonte del fenomeno nella zona sud-est della città. Quale sia la causa è ancora incerto. Le ipotesi più convincenti la individuano in un'interferenza del satellite delle telecomunicazioni o in un segnale ipermodulato delle comunicazioni via cavo. Come sarebbe a dire? Perché non è colpa tua? Te lo giuro. Ma non capisco, perché dici una cosa del genere?
vuoi proprio deciderti a dirmi che cosa succede? Prometti che non lo direi a nessuno. No, certo che no. Lui è cattivo. Non mi vuol far parlare con papà. Sei venuto a scuola oggi? Perché non ci vengo più a scuola. Che peccato. Che peccato. Perché lo seppellisci? Qualcuno deve pur farlo. Sono uno schiatto. Diamo un'occhiata. Che mollusco. Vedi che sta facendo? Seppellisce qualcosa. Chissà che sarà. Ecco che arriva. Charlie? Charlie? Ma dove sei? Charlie? Ah, eccoti qui. Charlie, Sally è il nostro amico. Ciao, Charlie. Ma come hai fatto? Non sono stato io. Esci da quel cespuglio. Sta parlando con me? Sì, certo. Ha detto che gli piaci. Ma non può averlo detto davvero. Beh, tu che cosa credi? Che tu sei buffo. Mettilo giù. All'attacco. Centrato. Che state combinando voi laggiù? Non siamo stati noi, è stato Johnny. Come ha fatto a entrare? Ah, mi scusi, la porta era aperta e... Joy non è venuto a scuola oggi e ho pensato di venire a trovarla. Sì, mi ha detto che non stava molto bene stamattina, così ho deciso che era meglio non mandarcelo. L'ho appena visto in giardino con altri bambini. Oh, quali bambini? Che stupida. Prenda questo. Alcuni compagni di classe. Ha riflettuto sul consiglio che le ho dato? Quale consiglio? Di consultare uno psicologo dell'infanzia. Mi scusi, ma forse sarebbe meglio parlarne un'altra volta. Non ho nessuna... Che cosa è successo qui? Preferirei non parlarne.
Laura, il rifiuto della realtà è una cosa normale per un bambino dell'età di Joy che ha perso il padre. Ma da quello che mi ha detto adesso, il suo è un problema ancora più serio. Non vorrà dirmi che Joy può davvero comunicare con l'aldilà. Ma no, è ovvio. E come farebbe a parlare col padre? Gliel'ho già detto, col telefono giocato. Che mi dice dei coltelli? È stato Joy? Lui dice che è stato il pupazzo. So che le sembrerò pazza, però l'ho trovato da qualche parte e l'ha portato a casa. Joy dice che è cattivo. Dice che non vuole che parli con suo padre e lo punisce quando ci prova. E come dice che lo punisce? Non lo so. Gliel'ho chiesto, ma non vuole dirmelo. Andiamo. Aspetti un momento. Sono certo di averlo messo qui, il pupazzo. Il pupazzo? Sì, l'ho trovato qui fuori. Ragazzi, sono un uomo segnato. Mio fratello maggiore mi ammazzerà. Dovremmo rapire quel mollusco e farglieli pagare col riscatto. È stato terrificante. Uno sguardo e poi, pum, sono esplosi. Come faccio a spiegare a mio fratello che fine hanno fatto i carri armati? Mettiti a piangere adesso, vigliacco. Non erano mica i tuoi. Dovremmo proprio rapirlo e torturarlo. Ehi, venite, ho trovato un ingresso. Troppo forte. La casa di Fletch è nostra. Ehi, aspettatemi. Non è una farsa questo posto? Mio fratello dice che è infestato dai fantasmi. Mio fratello è una donnicciola, peggio di te. Ha un cervello di gallina. Sentitelo, questo ancora crede ai fantasmi. Perché? Tu no. Io ho un accendino. Funziona. Ehi, queste sono candele. Dammene una. Guarda che roba. Questo è proprio un rifugio galattico. Sì, galattico. Ehi, ragazzi, sembra che il soffitto stia per crollare. Guardate, ci sono dei trucchi magici. Sono trucchi di Fletcher. No, del suo fantasma. Joy, Martin resta a cena con noi. Digli di lasciarla stare. Joy, chiedi immediatamente scusa. Volevo solo guardarla. Buongiorno, Martin. Mi dai il piatto? Ah. Tieni. Il piatto, Joy. Oddio, ma com'è possibile? Non lasciare che ti rovini l'appetito, Marti. Dunque, Joy. Abbiamo avuto qualche problema con le posate ultimamente. Joy, ora smettila e mangia la minestra. Dunque, Joy, tua madre e io pensiamo che sarebbe meglio se tornassi a scuola domani. Tu che ne pensi? Joy ti ha fatto una domanda. Non ci vado né domani né mai più. Non ti devi preoccupare per i tuoi compagni. Loro... Vedi, la cosa migliore sarebbe che tu... Come posso spiegarti? Non devi svelare a nessuno i tuoi piccoli segreti. Quello che Martin sta cercando di dirti è... Niente più trucchetti. D'accordo? Ci prometti che non li farai più? Mm? Martin, ti si fredda la minestra? Ah, scusa. Che succede? Mi ha bruciato la mano. Joy, ma sei impazzito. Vieni, Martin, devi metterla sotto l'acqua. No. Vieni qui. Ecco. Tieni. Una volta ho letto che questi fenomeni si manifestano durante la pubertà. Geniale. Joy ha solo 9 anni.
Voleva farmi credere che tu non eri vero, che eri un fantasma cattivo o qualcosa del genere. Ma io non gli ho creduto. L'ho trovato in quella vecchia casa. No, no, non ci darà più fastidio. L'ho seppellito oggi in giardino. Beh, no, neanche mamma mi crede. Crede che mi sia inventato tutto. Quando gliel'ho detto, mi ha promesso che non l'avrebbe detto a nessuno e stasera l'ha raccontata al primo venuto. Insomma, al mio maestro. Non voglio più andare a scuola, papà. Sono tutti idioti. Li odio. Li odio davvero. D'accordo, se lo dici tu. Basta! Probabilmente qui fuori. Joy! Joy! No! Mamma! È inutile che ti nascondi. Fammi uscire! Non lo so. Papà. Ah! Non c'è nessuno. Perché sei tornato qui? Guarda. Joy, sei lì che... Attenta, Laura! Ti odio. Lascia in pace mia madre. Voglio parlare con mio padre adesso. Hai capito? Come vuoi, se credi che sia lui. Vieni, Martin. Dovrei avere una torcia elettrica qui. Tu devi lasciarmi in pace, hai capito? Allora, stammi a sentire. Dici solo bugie, non ti credo. Ah, sì, eh. Ora vedremo. Papà. Parlerò con mio padre. Fammi scendere! Fammi scendere!
Prendi questa. Non so più cosa pensare. Può essere vero quello che Joy ha sempre sostenuto. Dovremmo tornare a casa. È vero. Laura, se mi lasciassi chiamare degli esperti, potrebbero analizzare scientificamente il fenomeno. Non so se mi piace l'idea di avere la casa piena di estranei. Ma sono molto discreti e sono amici miei. Sì, ma non so se devo... Credimi, non ti accorgerai neanche che ci sono. Scusate, sapete dov'è il dottor Hayden? Stia attento con quella lampada, è molto fragile. Stia attento! Scusi, non l'ho fatto apposta. Va tutto bene, Laura? Ah, non lo so. Cerco solo di salvare e salvarla. Ehi, aspetti un momento. Dove va lei? Non si può entrare. Ecco, guarda bene. Dovrebbero essere tutti arrivati. Vedi quelli? I signori sono della compagnia telefonica. Gli ha dato parecchi mal di testa ultimamente, lo sapevi. Quelli invece, quelli sono miei colleghi. Noi registreremo e analizzeremo tutto quello che succederà. Fate piano. Piano. Ragazzi, fate attenzione. Dottor Hayden, che cosa succede? È davvero necessario? Come va? Non ti preoccupare, abbiamo esperienza in queste faccende. Abbiamo già isolato la casa. Guardate, tutta quella gente per quel vermiciattolo. Ma fanno sul serio? Ci hanno preceduto. Ehi, guardate! Il mollusco non se la caverà così a buon mercato. Dobbiamo trovare una soluzione, è subito. Presto, al rifugio segreto. Hai notato qualcosa di strano nel bambino prima d'ora? No. No, era un bambino normale. Scooter, scendi subito di lì. Malattie recenti? No, credo di no. Oh, sì, un raffreddore. Un raffreddore? È qualcosa. Centomila uno, cinquecento... Centomila uno,
Hai controllato questi valori? Non sono normali. 100.001. Hai calibrata la macchina? Sì, sì, certo. L'ho calibrata io. 100.001. 560. 100.001. 580. 100.001. 600. Joy non corre nessun pericolo. Spero che tu non sia troppo scomodo. Cerca di non muoverti. Ora l'interferenza telefonica è partita da questa casa. Cos'è successo? Tua madre è preoccupata. Dice che non parli da ore, Joey. Puoi anche non credermi, ma ho avuto il piacere di parlare con delle persone che hanno gli stessi poteri che hai tu. Gli altri non capiscono quelli come te. Provano solo paura. Credono che siate diversi, quindi cattivi. Ma non lo siete affatto. Siete una rara fortuna per tutto il mondo. Le persone come te hanno dimostrato che la morte, come la conosciamo noi, non esiste. D'accordo, uomini. Come sapete, la situazione è molto grave. C'è un lurido verme tra noi. Il verme Joy Collins. Ora è nostro dovere, come cittadini di questo grande paese, eliminare per sempre questa peste. Assalteremo la base nemica con un solo obiettivo. Catturare il verme. Ma voglio chiarire una cosa. Non agiremo per soddisfare la vendetta. Agiremo per soddisfare l'onore. Ti faremo sentire un nastro adesso. E quello che sentirai è quello che è successo l'altro ieri. Esattamente alle 8:35 di sera. D'accordo? Fate partire il nastro, prego. Per riuscire occorreranno coraggio e determinazione. Chi non è con noi fino in fondo non è degno di stare con noi. È chiaro? Ecco la strategia. Bernie, tu avrai il comando del fianco destro. Robin e Aquila d'Oro, a voi il fianco sinistro. I miei uomini ed io li assaliremo al centro. Nessuna domanda? Dottor Hayden? Sì? C'è qualcosa di nuovo? Qualcosa non va. Ok, siamo pronti. Avete avuto i vostri ordini. Allora, uomini, muoviamoci. E che la forza sia con noi. Dottor Hayden, guardi lei stessa. C'è un tremendo aumento di potenza. Adesso faremo una prova di controllo. State pronti, prego. Potremmo avere in mano la soluzione. Lo sapremo fra un momento. Vai via, piccola, non si può giocare. Joy, ti devo dire una cosa. Non si preoccupi, lo distrarrà un po'. È un segreto. Dai, sbrigati. Come le dicevo, quello che registriamo. La casa di Fletcher sta crollando e dentro ci sono William e gli altri. Joey, devi fare qualche cosa per salvarli. Non puoi usare i tuoi poteri. Per favore, fa qualcosa. Li devi salvare. Va bene, ma questa è l'ultima volta.
cosa vuoi fare? Scommetto che è lui. È scappato. Dobbiamo avvertirli subito. Dall'altra parte c'è una scala. Ne sei sicuro? Io non ci proverei neanche. Allora sto qui da solo. Andiamo. Wilkie! Ehi no, aspettatemi! Sally, è qui che è crollato il soffitto. Li vedi? Guarda. Spero che stiano bene. E adesso che facciamo, Will? Ci dividiamo. No, non possiamo entrare lì. Dobbiamo farlo. Avete trovato l'uscita? Non abbiamo trovato un tubo. Dove siamo? Chi lo sa? Voglio tornare a casa. E muoviti. Dai, avanti. Pregati. Essere da qualche parte. Non ti preoccupare. Probabilmente si è stufato di tutti quei test e si è nascosto. Ma gli avevo promesso che li avrei mandati via tutti.
Va bene, ricevuto. Davis, vieni qui. Che cosa c'è, Jake? Abbiamo appena saputo che altri bambini sono scomparsi nella stessa zona. Tranquillizza i genitori, ci penso io. Sono scomparsi altri bambini. È successo qualcosa. Ho appena saputo che sono scomparsi altri bambini. Adesso dove siamo? Non riusciremo a uscire vivi da qui. Moriremo tutti, ragazzi. Smettila un po'. Dobbiamo uscire di qui. Svelta, dobbiamo salvarli. Sì, ma chi salverà noi? Ehi! Zitti! Avete sentito? Per favore, io voglio tornare a casa. Sta zitto. Chi c'è là? Quale onore? Ah, non ci serviva nient'altro, il vento. Ciao, Ver. Sai per caso una via d'uscita? Non c'è via d'uscita. Chi è il pupazzo? Che pupazzo? Oddio! Guardate là! È la fine! Siamo tutti morti! Che cosa vuoi? Meglio che scappiamo, svegli. Svegli. Lui usa le nostre paure contro di noi. Non ha nessun altro potere. Ascolta, Joy. Entrando in rapporto con tuo padre e usando i poteri di questa dimensione immaginaria, hai permesso a questo demonio di esercitare la sua malvagia influenza su di te. Io non lo starei a sentire se fossi in te. Ti prego, digli di lasciarci in pace. Ma con chi stai parlando, Joy? Non posso aiutarvi. Sono i vostri dubbi che vi trattengono qui. Non uscirete mai vivi di qui se date retta a lui. Io voglio imparare, come te, a usare i poteri di questa dimensione. Ma non ne conoscevo i pericoli. Uno spirito malvagio si impossessò del mio pupazzo e mi fece dubitare del mio potere. Da allora mi tiene prigioniero qui. Dice che tu sei cattivo. Chi è il bugiardo? È lui il bugiardo, credimi. Finché sei tormentato dai dubbi, il pupazzo può farti del male. Ma c'è un luogo. La mia volontà non fu abbastanza forte, ma tu hai ancora una possibilità. Per liberarti di lui, devi andare dove ora vive tuo padre, dove il pupazzo non ha più potere. Non in questo mondo, ma oltre. Oltre la porta. Puoi vedere la porta. Non tornerai più indietro, morirai! No, Joy, non andare lì dentro! Stupido! È lui il bugiardo! Joy, non ci andare, per favore! Papà! Non ci andare, ti prego! No! Ah!
tutte le unità, a tutte le unità, segnalate non appena trovate delle tracce. Eccolo. Oh, no. Joy. Joy, mi senti? Non si muove. Dobbiamo aiutarlo. Smetti. Tenetegli la testa, lo porto io. Sta attento. Li hanno trovati tutti. E come stanno? Che succede? L'hanno trovato. Sì, sì, signora Collins, hanno trovato Joy. Avete chiamato un'ambulanza? Sì, certo. Fate spazio, lasciate respirare. Joy! Non lo so, sembra che si sia fatto molto male. Joy. Non state di così addosso, fate largo. Lasciate passare, per favore. Controlli le vie respiratorie, somministri l'ossigeno. Controlli la pressione. Sì, un momento, prego. Pronto per l'EKG? Sì. Qualcuno prepari la macchina dell'elettrocardiogramma. Subito, dottore. Tremava tutto come se ci fosse un terremoto. Va bene, Bernie. E poi cos'è successo? Tutta la casa ci è crollata addosso. Vroom! Dovevamo scappare e poi non potevamo più uscire. Perché non potevate uscire? Non potevamo uscire. C'erano tutte queste porte e c'era questo grosso mostro con degli enormi occhi gialli. Che cosa hai visto? Ho visto un hamburger. Era enorme, grosso almeno quanto una montagna. Almeno. Un hamburger? Beh, poteva anche essere al formaggio. Una bella immaginazione. Avanti, che cosa hai visto? Diccelo, per favore. Va bene. Ho visto Fenner. Che ha detto? Chi? Chi avresti visto? Il mio eroe. Credi che Joy starà bene? Certo che guarirà. Sally, dimmi cos'è successo. Io gli ho detto di non andare lì dentro, davvero. Ma forse Joy non voleva più stare qui con noi. Perché dici così? Quella luce era così bella, sai? Quale luce? Di che cosa stai parlando? Era come il sole quando viene su al mattino. Barbara. Barbara. Io penso che potrebbero ancora cercare qualche altra. State un po' zitti. Il bambino è morto. Vogliamo vederlo. Siamo stati cattivi con te, però ci dispiace davvero. Tu sei stato più generoso di noi e sei venuto a salvarci lo stesso. Saresti stato un capo fantastico. Laura. Mi dispiace tanto. Ma forse è con suo padre adesso.